Caulogna vince meritatamente contro un modesto Badolato. Partita poco spettacolare, che ha registrato un primo tempo piuttosto equilibrato e privo di emozioni. Unica minaccia per la prima parte della gara, al 29esimo minuto, quando Iavarà, ben lanciato da Mazzone, si è presentato solo dinanzi al portiere, ma gli ha spedito la palla addosso. Alla ripresa del gioco, i padroni di casa mandavano in campo Galdino al posto di Ursino e Sgambellori al posto di Murdocco. Sostituzioni che modificavano l'assetto del campo, con Chiera restituito nel suo ruolo naturale di esterno alto di sinistra. Proprio da quel settore di campo si sono viste le cose migliori della gara, con ripetute incursioni verso la porta avversaria. Il Badolato ha tentato di tenere testa alla disordinata supremazia territoriale degli uomini di Squillace, che in più occasioni, pur non eccellendo in giocate spettacolari, si sono presentati minacciosi nell'area avversaria. Al 13esimo del secondo tempo, incursione da sinistra di Erace, con Nesci che crossava al centro. Spalò solo nell'area di porta, faceva ribattere la conclusione da Lentini, a porta sguarnita. Al 29esimo era Bolo Iavarà a mancare la deviazione, a porta vuota, sempre sul lancio dalla sinistra. Due minuti dopo, 40, mandava a fil di palo dopo una respinta in area di rigore. Al 33esimo, azione corale del Caulogna. Palla a rientrare per Chiera, che dal limite dell'area di rigore spediva in gol. Ottenuto il vantaggio, il Caulogna ha tirato i remi in barca senza disdegnare di provare a trovare il raddoppio, mentre il Badolato non riusciva ad imbastire un'azione minacciosa per la porta avversaria. Abbiamo giocato sì e no, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Purtroppo, secondo me, non siamo tanto tranquilli vista la posizione di classifica e quindi c'è un po' di confusione in campo, con frenesia di andare avanti, di vincere, di poter vincere le partite, e poi ci perdiamo così, senza concretizzare il gioco e senza fare tante azioni pericolose come oggi, poco e niente. Sì, è stata una partita tranquilla, abbiamo preso gol all'ultimo su una bella azione che hanno loro prodotto. E diciamo che per noi è stata una bella partita, perché oggi, col fatto che abbiamo raggiunto la salvezza, abbiamo lanciato tanti giovani, il nostro punto importante nella società dell'US Badolato, e quindi cerchiamo di fare crescere questi ragazzi, che per noi è molto importante.